Scrittori in Onda, ben trovato a Gian Giacomo Della Porta, editore, tra l'altro scrittore, poeta, questo ormai lo abbiamo imparato dai nostri incontri. Oggi ci presenti l'antologia Donne che leggono. Donne che Donne leggono. che leggono. Come mai Gian Giacomo Della Porta sceglie questa direzione? Ma allora, Donne che leggono è un'antologia che è nata da questo gruppo Facebook, appunto chiamato Donne che leggono, nato spontaneamente e gestito da un amico, ok? Che ha voluto in qualche modo anche rendere omaggio alle donne con questo gruppo, perché secondo me, ecco, questo è da ricordare, sono le donne a tenere sul mercato editoriale, perché si parla del 70%, no, degli acquisti di libri in Italia, e beh, sono sostenuti dalle donne, quindi da qui è venuta fuori questa idea che io ho avuto il piacere di sostenere. E l'antologia, appunto, contiene scrittrici, poetesse, è un'antologia ovviamente, di poesie e racconti, in cui appunto si parla di vita. Di vita. È curiosa anche intanto la scelta di uomini che sostengono e collaborano con le donne. Mi piace questa idea ed è anche originale l'idea di mettere all'interno della stessa antologia poesie e racconti, perché normalmente ci sono o le une o gli altri. Certo. E quindi anche questo è un passo un po' diverso dal solito. Sì, è un'antologia originale che Sì. appunto ho avuto il piacere proprio di sostenere per questo motivo qui, perché attraverso la poesia, attraverso il racconto, ognuna di loro ha potuto esprimersi, ha potuto condividere e ha trovato nella condivisione che può avvenire attraverso un gruppo Facebook, una grande forza e soprattutto una comunione, no? Quando si tratta di malinconie, di dolori, ma anche di gioie. E ci si scopre fondamentalmente uguali, ognuno di noi vive più o meno gli stessi sentimenti, poi dipende dall'intensità, allora decidi magari di scrivere in poesia oppure in Esatto, prosa. anche perché spesso, io dico sempre, non è facile scrivere in poesia, perché comunque è un racconto concentrato dal mio punto di vista. Ciò nonostante, hai ragione, l'intensità di quello che senti in quel momento probabilmente determina la tua scelta, no? Certo, Poi certo. spesso, correggimi se sbaglio, certe emozioni, vengono fuori abbastanza di getto, per cui, diciamo, chi è portato, insomma, chi ama la poesia ha la tendenza proprio a buttar giù questi sentimenti in versi, forse. Sì, certo, lì dipende un pochino. Ecco, io ho sempre inteso la poesia come quello scritto che tende allo sfogo. Okay? Anche quando non è uno sfogo, però si vede che in quel momento l'emozione è talmente potente che ha bisogno delle parole potenti della poesia per poter esprimersi. La prosa ha una funzione un po' diversa, e quando il desiderio della prosa nasce da un qualcosa che vuoi raccontare, no? Di te stesso, ma che ha bisogno di una narrazione. Cioè, che non si può concentrare all'interno soltanto di parole potenti o giuste, come invece la poesia. E difatti proprio per questo mi piace questo connubio che hai scelto, proprio perché c'è sia l'una che l'altra cosa, quindi c'è anche la possibilità di scegliere in quel momento che cosa leggere, visto che Certo. sono autrici diverse e anche testi diversi, appunto narrativa e poesia, quindi alle volte magari dipende anche un po' da noi, no? Il nostro Certo, sentimento di certo, quell'istante. La certo. scelta.
che ci conduce alla scelta di un testo piuttosto che di un altro. Questo è secondo me molto, molto bello e, come dico, originale. Originale perché uomini si affiancano alle donne, e poi originale anche questa spontaneità, perché è una scelta coraggiosa anche questa, quella di raccogliere dei testi spontanei. Spontanei, certo. Ma io parto dal presupposto che poi alla fine queste sono le antologie vere, quelle che hanno un valore reale, proprio anche sentimentale, perché adesso siamo abituati comunque in editoria a concepire proprio l'antologia come una raccolta che spesso è abbinata ai concorsi, ai festival, sì, a queste, sì, esatto, cose. Questa invece è proprio un'antologia spontanea e ognuna di loro, io ho percepito questa cosa da editore, è riuscita proprio a trarre forza dalle parole dell'altra o dalla condivisione dell'altra, perché poi è un gruppo dove si postano piccoli racconti, poesie, quindi ognuna di loro ha la possibilità di leggere l'altra. E all'interno di questa antologia ci sono delle scrittrici e delle poetesse che non avevano mai partecipato al mondo delle pubblicazioni. E dell'editoria. E dell'editoria. Quindi era la loro prima pubblicazione ed è bello vederle così stimolate. Ecco. Beh, anche questo è un dono, no? In qualche modo, che vi siete fatti reciprocamente, sì, perché magari chi ha scritto spontaneamente, non immaginando, certo, un discorso editoriale, e certo, quindi sicuramente questo è originale ed è piacevole anche per chi ha scritto, ritengo. Sicuramente, ma anche perché appunto attraverso la scrittura, la poesia, io l'ho notato poi in tutti questi anni in cui ho lavorato proprio nel mondo dell'editoria, della letteratura, crea comunità. Vero. Le parole creano comunità, gli scritti, la poesia, il sentire crea comunione, quindi anche una grande forza, ecco, da prendere e da trasferire. Esatto, perché sono assolutamente d'accordo, perché creare rete e quindi diciamo una sorta di comunione di sentimenti non può che aiutarci sempre, ma sempre ancora di più magari in periodi un po' duri come, certo, quelli insomma di quest'ultimo periodo, che ha provato parecchio le nostre esperienze di vita, no? Certo. E quindi è bello pensare di creare delle simbiosi, tra l'altro spontanee, perché sono nate un po' come te, in periodi come te dal punto di vista duri, editoriale. Sì, perché come poeta ho qualche anno. No, esatto, quindi parlavo proprio dell'editoria in questo caso. È vero. E quindi insomma hai trovato anche parecchia complicità, sì, di sentimenti. Sì, sì. In più appunto è proprio quello, non è solo l'energia che si trasferiscono l'un l'altra all'interno di questo gruppo, ma è un'energia che viene trasferita anche a me attraverso le loro richieste, il loro muoversi, perché poi tante di loro mi hanno già chiesto: ma vogliamo organizzare una presentazione nella mia città? E così deve essere, in questo modo si crea il senso di comunità, che alla fine è un qualcosa che ha un riscontro poi dal punto di vista editoriale, che riguarda anche le vendite ovviamente, certo, di questo libro, ma anche poi quel creare uno zoccolo duro su cui far sempre conto, no? E questo è altrettanto importante. Sono assolutamente sicura. E a proposito di questo, probabilmente si ripeterà questa vostra esperienza. Si ripeterà, abbiamo in mente per novembre già una seconda antologia che, insomma, da settembre prossimo, facciamo passare l'estate, avremo modo di organizzare. Benissimo, quindi io a questo punto ti pregherei di darci i tuoi contatti, capire dove possiamo informarci e acquistare questi libri.
Allora, questi libri li potete trovare sul mio sito che è www.giangiacomodellaporteditore.com. Altrimenti, quindi chiedendoceli direttamente, scrivendoci una mail o scrivendoci sulle pagine social, oppure su tutti i siti online, da Amazon, IBS, MacroLibrarsi, insomma, qualsiasi sito dedicato all'acquisto dei libri. Benissimo, inoltre vi consiglio vivamente di seguire sui social Gian Giacomo Della Porta editore e Gian Giacomo Della Porta e basta, nel senso in qualità di Di poeta e di poeta, sì. scrittore, Certo, anche perché la tua esperienza è anche quella, tra l'altro con certo. molto successo. Anche perché stai presentando Sì. La mia la tua produzione, produzione, quindi adesso che ecco, abbiamo aperto, ci dedichiamo a finalmente, questo. esatto, questo è possibile. Grazie, Ivana. Grazie, grazie tantissimo Gian Giacomo Della Porta, alla prossima. E grazie a voi.